Devo dirvi anche un'altra cosa, che fisco, col fisco abbiamo sempre un rapporto un po' conflittuale perché ci chiede sempre tanti soldi, però nella mediazione civile invece ci viene incontro, perché ci dice: se non vai a disturbare i tribunali e ti servi della mediazione civile, ti do anche un credito d'imposta. E se sei un'impresa e paghi l'IRAP, te lo do a valere sull'IRAP. Se sei un'azienda, se sei una persona fisica, paghi l'IRPEF necessariamente, te lo do a valere sull'IRPEF. Adesso siamo prossimi al periodo di dichiarazione dei redditi, ci sono dei righi nell'unico e nel 730, servizio di conciliazione. Fino a controversie da 50.000 euro, la mediazione civile può essere gratuita, a parte quello che concordo di pagare al mio consulente che mi accompagna, se mi accompagna. Perché gratuita? Perché se trovo l'accordo ho un credito d'imposta pari all'intero costo che ho sostenuto per la mediazione, fino ad un massimo di 500 euro. Quindi fino a 50.000 euro spendo 400 e quindi il mio credito d'imposta è totale, ma se ho 250.000 euro di controversia spendo 160 euro alla fine, perché 667 meno 500 euro di imposta. Se l'accordo non lo trovo, il credito d'imposta è 250. Quindi che senso ha non fare la mediazione anche quando penso di non trovare l'accordo fino a 25.000 euro di valore? È gratis l'organismo di mediazione, il mio consulente me lo paga. Perché anche quando la mediazione dovesse non concludersi con accordo ha senso farla? Perché influenza il processo. Se io vado in mediazione e non trovo l'accordo, è mia facoltà andare in causa. In che modo influenza il processo? Innanzitutto, se una delle parti ha fatto una proposta all'altra e l'altra parte non dovesse averla accettata, il giudice utilizza quel tipo di proposta ai fini del comportamento, lo analizza ai fini del comportamento stragiudiziale delle parti. Come ti sei comportato nel tuo comportamento stragiudiziale rispetto a una più o meno buona soluzione della controversia. Però c'è anche la facoltà di chiedere la formazione della proposta del mediatore. E la proposta del mediatore invece è una proposta molto forte, è una proposta che, se non accettata e se dovesse coincidere in tutto o in parte con la sentenza del giudice, quindi la parte che non l'ha accettata, anche se ha vinto la causa, viene condannata a tutte le spese legali, processuali, tecniche di mediazione dalla data in cui la proposta non è stata accettata. Ecco che se io vado in mediazione e vedo che siamo non distanti, non riusciamo a trovare l'accordo, chiedo al mediatore di formulare la proposta. E quella proposta lì, prima di rifiutarla, ci devo pensare due volte, perché potrebbe fortemente influenzare il mio giudizio. Quindi il giudice guarda il procedimento di mediazione sotto almeno tre punti di vista. Il primo, la parte ha partecipato, la parte non ha partecipato. Se no, due diversi impianti sanzionatori. Secondo, come si è comportata la parte durante il procedimento di mediazione. Vengo a due incontri, al terzo incontro, dove ormai abbiamo portato avanti il nostro accordo, non mi presento. Nessuno ti viene a prendere a casa. Però il mediatore deve attestare, deve rilevare il comportamento, il giudice lo rileverà. Quindi, partecipazione o non, con le sanzioni previste, comportamento stragiudiziale delle parti, come si comportano fuori dal giudizio per risolvere la controversia, che ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile rileva al pari di una prova, quindi non è da poco. E infine accettazione o meno della proposta del mediatore. Voi pensate quante opportunità ho di portare a casa un risultato positivo? Se avvio una mediazione e trovo l'accordo, mi dimentico del problema e forse ho conservato il cliente, perché comunque l'accordo implica la condivisione. Se a me un accordo non conviene, non lo firmo. Il bello della mediazione è che decido io come risolvere la mia controversia, non lo decide un giudice. Che mi piaccia o che non mi piaccia, quando lo firmo mi piace, perché ritengo che di meglio fuori da quel incontro di mediazione per me non ci sia nulla, altrimenti non lo firmo. Non c'è nessuno che è obbligato a firmare. Se non trovo l'accordo, so che il giudice, se io mi sono comportato correttamente, ho fatto di tutto per trovare l'accordo, questo lo terrà in considerazione. Con dei sistemi sanzionatori diretti e obbligati,
oppure eventuali. Ci sono cose che il giudice deve fare, analizzando il verbale, e ci sono cose che il giudice può fare, analizzando il verbale, rispetto a quello che sarà la sua valutazione in sede di giudizio. Quindi questo è un istituto molto normato,